Ciao, Jesse! Ah, ciao! Viene tu, eh? Mm-hmm. Senti, tu lo conosci Bobby Sheen, vero? Quello che sta a Wichita Falls. L'ho conosciuto al country club. Senti, stasera fanno una di quelle feste in piscina che fanno sempre. Ci vuoi venire con me più tardi? Non posso. Avrai saputo dell'ultima che hanno fatto. I grandi erano andati a Miami e loro hanno fatto il bagno nudi. Davvero? Anche stavolta i genitori non ci sono, quindi come niente ci rifanno. Ti diverti se ci vieni. Le feste di Bobby sono una cannonata. E ci saranno tanti del country club stasera. Senti, mi piacerebbe venirci. Ma è un guaio perché sono con Duane, capisci? Beh, prima d'andare fatti vivo, forse ci riesco. Ciao, Duane. Cosa voleva, Lester? Oh, niente, il solito noioso. Ciao, Vinì. Ehi, salve, amico. Ehi là, ciao. Buon Natale. Ti presento Jackie Lee French. Jackie, ti presento Lois Farrow, la moglie del mio capo. Come ti permetti di baciarla in quel modo? Io dovrei prenderla a schiaffi, sa? Oh, senta invece, mi baci le chiappe. Guardate che non sono qui per arbitrare uno scontro. Benissimo, allora vieni a ballare con me. Ah, senti, torno subito, trovati da bere. Ciao, Ruth. Va, facciamo un'altra. Sono circa 1000 barili di petrolio al giorno. Non è un granché, però. Si scoppia qui dentro, andiamo un po' all'aperto. Che barba, tutti questi ubriachi che mi camminano sui piedi. E io ho una cosa da darti. Ciao, Sonny. Ciao, Sonny. Salve. Ciao, Sonny. Ciao, papà. Come te la passi? Non c'è male. Meglio così. Ci vediamo, eh? Certo. Cos'è, il regalo di Natale? Sì. Oh mio Dio, io non ho avuto tempo di comprarti niente. No, non importa. Non ho avuto un momento per occuparmi. Spero che ti piaccia, ho fatto economia per 6 mesi, sai. Oh, ma è bellissimo. È proprio quello che desideravo. Che caro a spendere tutti questi soldi per me. Oh, sei così caro, Duane. Mi dispiace tanto lasciarti stasera. Lasciarmi? Non vorrei. Guarda, l'ammazzerei mia madre. Che vuoi dire? Mi ha fatto promettere che sarei andata a Wichita Falls con quel noioso rompiscatole di Lester Morlow, perché scherzando. I suoi sono ricchi. Non te la prendere non con me, non me la prendo Duane. Con te, ma porco demonio! È tutta colpa di Lester, è lui che dice alla mamma che io vorrei solo stare con l'uomo che un amo. Un corno! No, no, Duane, adesso devo andare. Come ti viene in mente di metterti con la mia ragazza? Tira giù le mani, tu. Tiro giù le mani, ma te le metto sulla faccia. Avanti, difenditi, vigliacco. Avanti, sei coraggio. Dai, piantatela con queste merdate, ragazzi. Non lo sapete che è Natale? Levati dai piedi, tu, che non posso stare qui tutta la notte a proteggerti il fondo dei pantaloni.
so più come fare con Duane. È innamorato in un modo che addirittura non ragiona. Beh, io non ho niente contro Duane, ma quella gente lì è tutta uguale. Hanno le idee ristrette in queste cose, lo sanno tutti. Beh, buon Natale. Andiamocene a bere un ponche, ragazzi. Ciao, Sonny. Salve. Mi dai una mano? Va bene. Ma perché non balli? Non ce l'hai la ragazza? Sì, ce l'avevo, ma poi abbiamo sganciato un paio di mesi fa. Oh, perché? Ti dispiace se te lo chiedo? Beh, lei era Charlene Douglas. E diceva che mi approfittavo di lei, ma non era vero. E insomma, ci siamo lasciati perché non ci piacevamo tanto, a dire la verità. Non sarai triste per questo. Secondo me, Charlene non è abbastanza carina per te. E lei come mai non balla? No, non mi piace ballare. Ciao, Jesse. Oh, ciao. Duane non viene? Senti, tu conosci Bobby Sheen, quello che abita sì, alla certo. fine di Wichita viene Falls? Viene al mio country club. Beh, ha organizzato una festa in piscina a partire da mezzanotte. Se vuoi, posso farti da cavaliere. Lascia stare. Hai sentito dell'ultima volta, quando i suoi non c'erano? Hanno fatto il bagno completamente nudi, lo sai? Ah, sì? Siccome i suoi sono di nuovo in viaggio, Bobby ne ha approfittato. Spero che tu riesca a liberarti. Bobby organizza feste pazze. Tra l'altro vengono dei ragazzi del club che conoscerai. Ci verrai volentieri, davvero. Il problema è che poi mi tocca discutere con lui. Beh, non andare senza di me, magari vengo. Ciao, Duane. Che voleva, Lester? Oh, è il solito rompiscato. Ehi, Emily, come te la passi, amico? Ela, ciao. Buon Natale, Dean. Lei è Jackie Lee French. Jackie Lee, lei è Lois Farrow, la moglie del mio capo. Ciao, Jackie. Come ti permetti di fare una cosa del genere? Io dovrei riempirla di schiaffi. Perché non ti togli dalle palle, Jackie? Ehi, non sono venuto per assistere a una scenata. Beh, allora vieni a fare due salti con me. Beh, tesoro, torno subito. Versati qualcosa da bere. Ciao, Rook. Oh, mi gira la testa. È quello che voglio. Dai, mescola bene. Barili scarsi. Pessimo giacimento. Fa troppo caldo qui dentro, usciamo, dai. Okay. Non voglio che questi rozzi montanari mi pistino i piedi. Ti devo anche dare una cosa. Ciao, Sonny. Ehi, Sonny. Ciao. Ciao, Sonny. Ciao, papà. Che mi racconti? Sto bene. Sono contento. Ci vediamo. Certo. Questo è il regalo di Natale. Già. Non ho avuto il tempo di comprarti niente. Non è una accidenti, tragedia. Mi sento così imbarazzata. 6 mesi di stipendio, spero che ti piacerà. Oh, ma è bellissimo. L'ho sempre sognato.
Che dolce, hai avuto un pensiero stupendo. Oh, sei così sexy, Dwayne. Stasera vorrei tanto non doverti lasciare. Non lo fare. Se fosse così facile, vorrei uccidere mia madre. Che ha fatto? Mi ha praticamente costretto ad andare a una festa con quel rompiscatole. Come si chiama? Lester Martin. Ma come? Maledizione! Sono dei ricconi, non ti arrabbiare con me. Dico maledizione, non sono arrabbiata. Senti, è tutta colpa di Lester, va a implorare mia maledizione, madre. Maledizione, allora! Io voglio stare solo con l'uomo che amo. Lo vedi che... No, Dwayne, devo andare, scusa. Come osi uscire con la mia ragazza? Sta al tuo posto. Starò al mio posto dopo avertele suonate. Andiamo, combatti! Coraggio, Marlowe! Allora finitela con queste stupidaggini. È Natale, per la miseria. Sloggia, Wichita, non voglio stare qui tutta la notte a proteggere le tue scarpe lucide. Hai visto? Non so come tenerlo a bada. È gelosissimo, non vuole ragionare. Io non ho niente contro Dwayne, ma è un operaio addetto all'estrazione del petrolio. Gli operai non sono gente raffinata. Beh, buon Natale, amico. Andiamo a prenderci un bicchierino di pace. Ciao, Sonny. Ah, salve. Puoi aiutarmi? Volentieri. Niente danze. Non ce l'hai una ragazza? Sì, ce l'avevo, ma ci siamo lasciati il mese scorso. Perché? Te lo posso chiedere? Certo, uscivo con Sherlyn Dax. Mi accusava di essere intraprendente, ma non era vero. Ci siamo lasciati perché era finito il piacere di stare insieme. Spero che non sarai triste per questo. Non credo che Sherlyn fosse la ragazza giusta per te. E lei niente danze? No, io non amo ballare.